Lello? 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 Gaetano. Sali da loro. Ma che fai? Ma dai, se vuoi tu citofono. Io stavo a baci, agitiamo sagli direttamente, come non importa. Ma perché? Fai sempre queste cose strane. Ma perché sai? Tu dai vasagli e sono sagliù. Hai vasagli, cioè, orice citofono, orice sai. Non è che fai tutte e due cose. Prima fai venire il citofono, poi piglia e sagli direttamente. È bello qua, eh? Così piazzato. Tenerire. Lisci. Telefono. Pronto? 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 Ma sta tu si dica pronto, bro. Noi che è finto, non te ne attacco, non te ne cosa. Sta, pronto? Oh, è com'è? Mannaggia. È uno si tiene un telefono finto dentro la casa. È finto, è ornamentato. È un telefono ornamentato. Non funziona. No, non funziona, è per bellezza. E la radio? La radio funziona? No, nemmeno la radio. No, vabbè, però per cortesia non gli tocca niente. No, si rompe sta roba, capito? Funziona, non funziona. Cioè, funziona o non funziona? È ornamentato. Ah. È ornamentato. Ma la radio non funziona. Non funziona. Non funziona, tutta roba che non funziona in testa. C'è un coso che si tiene là con bellezza, ma gli tocca tutto coso. Ma perché non ci metti qualcosa in queste bottiglie? Tutto vagante, tutto vagante. Un po' d'acqua, ci sei bene. No, niente. Non tocca niente, perché sta lì, ma non piace, perché sta la signora? È ornamentale, tutto coso. E di che? La esce e sta in casa. Mannaggia, mi serve. Non ci fate niente, oggi guardate solo. No, si è venuta in presto stamattina, eh. Perché? Sono noi già sei qua, non ci capisco. Oggi fatto un giro, capito? Fatto un giro, guarda caso, un giro, non fornire proprio qua. Fornito sotto per tu. No, io sono venuto apposta proprio. Ma apposta? Non pensavo che ti trovato a passare, no, proprio apposta. Invece, guarda caso, si vede un no. Si vede un meno? No, ma che c'è, mi sembra, ma che tieni, non si parlano pure. Tieni mille mani, ma lì che cosa... Ma no, signore. Non mi tocca, per piacere, non mi tocca. Fammi questa cortesia. Mica è colpa mia se sono venuto a questi ambrezzi. A me la signora mi ha bussato i 6:30. Allora che fate? La camera la tenete, la posate? Agite, no, signore, state così perché io vi lascio anche la borsa. Agite, può darsi che io mi trovo una sistemazione, agite, e tu mi trovavi la stanza, io venivo a tutte, ci paragnavo pure. Io ti trovavo la sistemazione? Tu mi trovavi la stanza. Mi 7.000? No. Io sono a Firenze, caso un ospite, che se tu lo trovi la sistemazione? Se non me la trovo, non me la da trovare. Ma io sono un ospite, non posso. Ah, zio vero, pensavo che era ornamentato. Oh, pure questo. Venga qua, io sto. Tu che lo fatto è caso sì, pure difficoltoso. Sì, difficoltoso. Perché sennò Marta teneva un posto. Cioè, da un lettino ero fatica. Ci sta la possibilità di un lettino? Cioè, ha due fatica Marta, no? Ah, ti resta un lettino libero, una cosa che. Ah, e allora non ti preoccupare, tutto a posto. Ma va buono qualunque cosa, non ti preoccupare. Sì, ha due fatica Marta? Niente, cioè, un posto qua vicino, fatica. Una parte qua. Sì, ma che lavoro fa? Da gente, Raffè, non posso qua vicino. Non posso, ora può dormire, ma è qua vicino proprio. Sì, come sì, ci capite, ma che lei è un'industria, eh? No. Allora, un ufficio? No, signore, è un posto... Una fabbrica. Aspetta, è un posto che messo qua, no? Cioè, fa proprio sta sul lavoro qua. Cioè, va là e... Come la dice, ma come si fosse... Cioè, niente, essa arriva là. Sì. Va a faticare là. Sì. È come se fosse qua vicino proprio. Arriva. Cioè, proprio... Ma perché non ti allargano un po'? Cammi, si tiene tu su spazio e cammina la rete a me. Mi sei in cuore, non mi fai... Non mi sento a mio agio. Io vedo questa cosa a mano, a me ti vengo da una parte, appoggio, cammino per tutta la casa con questa creatura in braccio. Ma io ti posso trasferire in una casa per caso, se hai visto Mario? Chi te lo tocca questa cosa? Vuoi l'appoggio? No, perché mi mette paura che mi scordi, capito? Stai facendo mille difficoltà, io so sapere. Sta zitto, c'è il suo posto, sta qua vicino, no signora, da sapere. Tu stai dicendo qua vicino, ma si può sapere che fatica fa? Te lo sto dicendo, tu non fabbrica, non capisci? Io non capisco, non me l'hai ritto. Ti sto dicendo che va là e fa come se fosse una specie di infermiera. Ah, allora è un ospedale. Una clinica. Cioè, potrebbe essere. Potrebbe essere, o no? Cioè, chi se ne posso, Raffè, l'antini ci fatti gente normale, prima cosa. Normale. No? Gente normale. Ah. Normale. Gente normale. Tieni presente questa cosa sempre, pure in seguito gente... quando poi capisci. Normale. Gente normale. Va all'antino. Sta là, allora. Niente, però, hai capito? È tutta gente normale che ogni tanto
Ma no, oh, è normale. Cioè, no, uno ti viene a dire, no, sono un dorete, oh, cioè, è normale. Cioè, ogni tanto. Cioè, come te, tu sei normale. Cioè, però, capito, uno ogni tanto. Ma che no. Cosa, Gaeta, che cosa? Cioè, è normale, ma... Che fa? Ogni tanto, Raffè, capisci? Che fa, una balla, che fa? Ma che balla, gente normale, ogni tanto, capisci? Ma che lei, non manico? Non signore, c'è... Ma la vattene, hai proprio 7.000 lire, pigliamene, vado a dormire in mezzo gente normale, va boh! A me è chi che ma... Me... Non mi scendo, va ma di secondo te... Tutto... Sì, poh, è scoppiata questa cosa. Come ha detto, sì. E mi hai fatto l'amore con qualcuno. Sì, poh, e mi è scoppiata. Però basta, cioè, almeno... Ognuno è libero, cioè, allora mo che fanno? Secondo te, ci siamo tutti rimesso questo? Ah, era venuto il catino. Era venuto il catino.